L'amore ai tempi della spesa. Oggi l'ho visto ancora, sto povero Cristo che spinge il carrello della spesa mentre lei sta cercando disperatamente la differenza tra sbianca tutto e smacchia tutto. Ecco, l'amore ai tempi della spesa secondo me ci ha rovinati, sì. Perché l'amore non è un lavoro, non è un compito sul quale ti viene dato un voto. L'amore, come dice Philip Roth, ti porta in altri territori, forse ti spezza anche, però porca miseria, spingere il carrello della spesa forse non è la cosa migliore per un rapporto d'amore. Così come rivendico il sacrosanto diritto alle cose non dette. Lo rivendico questo diritto al silenzio. Perché? Rivendico il sacrosanto diritto ad ascoltare solo se mi va, non perché devo farlo a tutti i costi. Certo che ci vuole impegno reciproco e responsabilità, ma come dice Robert Sternberg e anche un po' Renato Zero, il triangolo, no? Una relazione è un triangolo che è fatto di impegno, intimità e passione. Sternberg dice che questi tre ambiti si devono equilibrare. Io invece parlo più di controbilanciare. Faccio un esempio molto pratico. Se io alle 6 ti trascino a fare la spesa, ok, e ti sorbisci, lo sbianca tutto, lo smacchia tutto, mentre io mi rosicchio nervosamente le dita perché non so cosa scegliere, stasera hai il sacrosanto diritto di uscirtene con i tuoi amici e berti tutte le birre che vuoi e fare le gare di rutto libero. Ce l'hai questo sacrosanto diritto. Perché nel momento in cui io privo te di qualcosa, in realtà sto privando me stesso di qualcosa. Esercito il diritto alla privazione per me stesso. Perché domani sera io potrei rilassarmi e lasciare che sia tu a fare qualcosa per me. Non l'avevi considerato.